Allora, buongiorno, siamo sempre a Solo all'Expo di Milano. Iniziamo questa mattinata con un imprenditore abbastanza, diciamo così, neonato, nel senso che l'azienda ha 6-7 anni di vita. Sì, sette anni. Ecco, nel settore degli inverter, specificatamente in questo caso per l'eolico, mini, micro eolico. È uno di quei settori neonati nei quali siamo molto molto bravi proprio a livello di progettazione. Quindi parliamo di attività ad alto valore aggiunto, know-how, progettazione. E ci facciamo raccontare da lui come sta andando e anche in questo caso le difficoltà e le potenzialità, perché in pochi anni è nato un indotto che si potrebbe sviluppare molto bene sempre se vi fosse la famosa certezza normativa a medio termine. Quindi le lascio la parola. Sì, noi siamo, come dicevi, appunto nati nel 2007 per l'esattezza. Veniamo da esperienze pregresse nel settore dell'elettronica di potenza e diciamo, abbiamo creduto diciamo, nelle potenzialità di questo nuovo settore che si andava delineando, in particolare per il mini eolico, ma diciamo, un po' tutte le rinnovabili diciamo, utilizzate per la generazione distribuita. Quindi abbiamo dato vita a questa realtà che sostanzialmente progetta e avvalendosi di tutto un contorno diciamo, di subfornitura che è presente nel territorio, produce questi convertitori utilizzati per trasferire l'energia prodotta dal turbine eolico piuttosto che dal mini turbine idroelettriche, piuttosto che da altri tipi diciamo, di produzione di energia da fonte rinnovabile, biomasse e quant'altro, nella rete elettrica. Abbiamo avuto un impulso indubbiamente nel 2008 quando diciamo, è stato varato il primo decreto insomma, che metteva un po' di ordine dal punto di vista degli incentivi per le rinnovabili non fotovoltaico. E, diciamo, da lì diciamo, si è sviluppata tutta una filiera industriale, a parte noi che facciamo inverter, ma anche diciamo, tutta una serie di aziende che producono proprio la turbina eolica. Quindi anche lì si è creato tutto un settore diciamo, che Una progetta, filiera. produce una filiera, insomma, chi fa le pale, chi fa i generatori elettrici specifici per eolico, chi fa le torri e poi chi le mette insieme e chi le installa sul Quindi una territorio. filiera Quindi è una italiana filiera che copre italiana, tutto. diciamo, c'è proprio. Partendo dalla turbina, passando per l'inverter e tutto quello che serve diciamo, per realizzare un impianto mini eolico, c'è una filiera totalmente italiana. Poi chiaramente nella subfornitura ci sono anche componenti che non esattamente. Però insomma la progettazione e la produzione della maggior parte dei componenti che servono per questa tipo di attività sono fatti in Italia. Io conto almeno una quindicina di produttori di turbine eoliche in Italia, nel range di potenza fra i 10, 20 e i 60 kW. Non tutti sono, qualcuno diciamo, è in una fase più progettuale, più prototipale, diciamo, altri invece hanno già un prodotto consolidato e già si stanno spostando, come stiamo facendo anche noi sui mercati esteri, perché questo diciamo, alla fine è un po' l'orizzonte di tutti. Per ampliare le proprie possibilità di mercato, ma qui c'è anche un altro aspetto che si scappa dall'Italia, se è possibile, perché diciamo, le condizioni normative che regolano questo settore sono assolutamente diciamo, poco chiare e non danno certezze. Sia dal punto di vista dell'incentivazione, sia dal punto di vista di tutta la fase di permitting cosiddetto, no? La La fase burocrazia della in buona sostanza. burocrazia, esatto. Quindi le regioni, cioè, conflitti di competenze, regioni, comuni, Stato, quindi non c'è chiarezza e non ci sono certezze, per cui come dire, il livello degli investimenti è in qualche modo Certamente se limitato. io non ho la certezza, molto difficilmente Ho investo. difficoltà. Quindi comunque nonostante queste difficoltà e nonostante anche la difficoltà tecnica del settore, perché l'eolico è molto più complesso del fotovoltaico per esempio, insomma, quindi sia dal punto di vista della costruzione che della gestione poi anche dell'impianto, quindi ci vogliono competenze tecniche molto, molto valide, molto forti e
E questi si sono creati, si sono sviluppati e, dicevo, nonostante queste difficoltà si è creata questa filiera che ha delle potenzialità. Quindi, diciamo, quello che il messaggio vorremmo dare alla politica è quello di dire: dateci delle condizioni di tranquillità e diciamo di certezza nel quale poter operare, in questo modo questa filiera può crescere ulteriormente, può consolidarsi, può creare posti di lavoro e può creare le condizioni, diciamo, per affrontare anche il mercato estero in maniera più consapevole, più forte, e quindi creare condizioni per incrementare ulteriormente i posti di lavoro. Noi nel nostro piccolo in 6-7 anni siamo passati da 0 a 15 persone, insomma, non è molto, però abbiamo tutto un indotto che lavora con noi, insomma, quindi alla fine qualche decina di posti di lavoro li abbiamo creati, come noi gli altri operatori di cui parlavo prima, che chi fa il nostro mestiere o chi, diciamo, è direttamente impegnato nella produzione, delle turbine. Ricordiamoci che la Germania solo l'anno scorso ha installato 8 gigawatt di eolico, e la Germania non è così distante. Potremmo entrare in questo mercato, diciamo così, approfittarne nel senso buono, però se le aziende italiane non sono sufficientemente solide non riescono ad aggredire questi mercati, e non riescono a essere solide appunto perché non c'è certezza normativa. Quindi, come al solito, più che di incentivi, quello che serve alle aziende italiane in generale, figuriamoci per quelle che partono da poco, serve una certezza a medio e lungo termine. Una certezza a medio e lungo termine, esattamente, quindi che dà a noi la possibilità di programmare il nostro sviluppo, diciamo, la nostra attività, un minimo di tranquillità, insomma, no, poter fare, perché qui si vive alla giornata sostanzialmente, no? È il peggio che si possa immaginare. Sì, perché ogni giorno viene fuori una nuova. Per esempio, recentemente c'è stato tutto un blocco dovuto al famoso problema dello screening ambientale, che ha determinato tutta una serie di blocchi di cantieri in Sardegna. I nostri clienti, noi dovevamo dare gli inverter, ferma tutto perché qui non si fa più niente. Certo. E poi si crea. Per spiegarlo a chi ascolta, il mini eolico ha una procedura semplificata, se non che una regione qualche mese, 6 mesi fa, ha detto: no, io non mi accontento più della procedura semplificata, voglio la valutazione di impatto ambientale, quella classica, più corposa, molto più onerosa. E questa semplice richiesta burocratica, fatta, per carità, probabilmente in buona fede, però ha avuto degli effetti devastanti per 6 mesi, perché il mercato si è bloccato. Diciamo per nulla, perché alla fine si è deciso che bastava effettivamente la procedura semplificata. È stato fatto adesso un decreto, che però per avere questo decreto ci sono voluti mesi, e non si capisce perché non si poteva farlo subito, senza creare questi problemi che poi creano anche problemi finanziari, creano una catena di conseguenze che ci fanno lavorare in modo poco sereno, diciamo. Quindi quello che voi chiedete alla politica, come la maggior parte degli imprenditori, soprattutto per questo settore delle rinnovabili che è nato da poco e quindi non ha ancora le spalle così larghe, è avere regole chiare che durino a lungo. Il messaggio appunto è anche quello, non sappiamo se è così noto, insomma, che effettivamente questo settore ha creato una filiera industriale, una filiera tecnologica di eccellenza. E quindi sarebbe un peccato deprimerla e, diciamo, non dargli la possibilità di crescere ulteriormente, di esprimersi anche a livello internazionale. Certamente, e sappiamo che in altri mercati l'eolico sta avendo degli